qui a Bologna importante dal punto di vista proprio dell'intensità fisica, e dovremmo essere tutti bravi un po' a difendere su tutti, perché questa è una squadra che è un finto 4 come Monty Jones, quindi una squadra che mette in grado di difesa, tutti devono essere in grado di giocare difesa almeno sul mio ruolo. Noi non possiamo prescindere da quello, altrimenti non cominciamo neanche ad allacciarci le scarpe. Sappiamo che l'atmosfera è quella che è, nel senso che molta attenzione, molta eccitazione verrà giustamente tributata a Saša Danilović, e è ovvio che i giocatori di questo gruppo sanno poco chi è questo giocatore, però credo che saranno investiti da questa ondata di eccitazione e capiranno cosa vuol dire giocare per tanti anni all'alto livello. Devono anche però capire tutti quanti, i giocatori, ma anche il pubblico, che la virtù di adesso è questa e va aiutata e va supportata, proprio perché quella classe per adesso non appartiene a questa società. Quindi credo che siamo un po' in fase di ricostruzione, e come tutte le fasi di crescita deve stare vicino a questi ragazzi che, credetemi, stanno veramente stanno offrendo il massimo dell'impegno. Questo è indubbio, però bisogna crescere e i processi di crescita sono sempre alterni e vanno supportati. Se avete altre domande più specifiche o Quindi tecniche? se King non ce la fa, c'è Jordan. No, io lo faccio. È un po' debilitato, un po' giù, però ci può stare, ha fatto due allenamenti con noi, quindi sarà della partita. Sicuramente. Senti, non c'è il rischio un po' di deconcentrazione con la sera domani che tutti saranno su Danilo? Ma guarda, io ho spiegato questa cosa alla squadra, devo dire, ha fatto due parole anche alla fine dell'allenamento, è andato Villalta alla squadra. Credo che loro capiscano questa cosa, anche perché, d'accordo, sono stati premiati anche altri giocatori, non erano Danilovic, nulla toglie ovviamente ai premiati, quindi sappiamo benissimo che molta gente domani viene per riabbracciare Sasha, però io credo che questo lo trasformerà in uno stimolo in più, cioè ci sarà tanta tensione che, finita tra virgolette la celebrazione, sarà rivolta nei loro confronti. Quindi sappiamo della pressione, ma anche che abbiamo molta voglia di vincere una partita importante come quella di domani. Quindi credo che sì, all'inizio magari ci sarà un po' non dico di stordimento perché non credo, però credo che a stata la palla 2 ci penserà Roma, come abbiamo fatto durante tutta questa settimana. Villate, cosa ha detto la squadra? No, appunto, ragazzi, state tranquilli, è venuto a vedere l'allenamento, visto che avete profuso un grande impegno, ha spiegato brevemente ovviamente chi è Sasso per tutti quanti e quello che succederà domani. Però cioè, sa quanto è importante la partita per la Virtus di oggi. E su quello lui ha calcato giustamente la mano, perché c'è molto entusiasmo, nonostante la posizione di classifica, da parte di tutti quanti, tutti i componenti del club. E quindi è giusto che vada ripagato. Senti, anche te con Sasha hai un rapporto abbastanza stretto, insomma, no? Quindi anche per te magari domani che giornata sarà. Ma è di grande amicizia, sicuramente sa, ci sentiamo spesso, quindi l'anno scorso sono stato a casa sua a Belgrado, quindi un rapporto continuo, insomma. Però abbiamo anche la freddezza, credo tutti e due, di capire quando finiscono le feste e comincia il lavoro. E quindi noi possiamo anche non sentirci per mesi, ma c'è un grande legame. E quello che succederà anche domani, cioè possiamo anche stoppare, non dico salutarci malapena, perché ovviamente non succederà, però se non che finisce lì, si chiude una porta, se ne apre un'altra, si apre quella della partita, che è molto importante. E lui sa benissimo, lo sa benissimo. Magari un aneddoto, qualcosa che non hai ancora raccontato nel giornale, un tuo ricordo di Sasha particolarmente curioso. Ma sai, ce ne sono tanti, devo dire che proprio in questo palazzo sono stato con lui nello spogliatoio durante l'ultima partita, poi del suo ritiro, finché non è entrato in campo, e sicuramente è stato un bel momento, insomma. Però,
poi si finisce questa avanti. Credo che dobbiamo capire tutti quanti, e anche i nostri giocatori, che per andare all'alto livello c'è una grande durezza mentale, e credo che lui proprio incarni questa qualità, al di là del tiro, al di là dei canestri, al di là di tutto quanto, cioè di essere duri mentalmente. Credo che lui sia proprio il sinonimo, proprio il paradigma di questa qualità. Hai citato tre giocatori prima che possiamo dire fanno parte un po' dello supporto in casa di questa squadra, che ha un paio di stelle identificate. Sono proprio mancati questi, quelli che dovrebbero dare un supporto nelle ultime settimane, forse nell'ultimo periodo. C'è bisogno di un salto di qualità soprattutto da parte dei, cioè, tra virgolette, gregari, che non è bello dirlo. No, infatti secondo me non sono né gregari né capitani come nel ciclismo. Credo che ci sono ragazzi che hanno un pizzico di esperienza in più, come vedi Walsh, vedi King, vedi Ivy, tutti gli altri onestamente sono la prima esperienza, però basta considerarli giovani. Io ho parlato anche in settimana con Simone, dico Simone, hai tutte le qualità per essere un giocatore, se ti danno questa maglia vuol dire che te la meriti, punto e basta, basta parlare di giovani. Quindi anche perché se lo chiede proprio Danilo, dice un giovane 18-19 anni lui si mette a ridere, quindi è proprio la sintesi. Ecco, solo questo, cioè, poi che vuol dire che una volta fatto questo discorso la gente abbia le capacità, l'ossatura, la statura, la forza mentale di cui parlavamo prima per farcela. Però basta, da lì si va avanti, si lavora duramente. Arriveremo dove arriveremo, però bisogna darci dentro. Quindi basta alibi. Basta scuse, d'accordo. Poi tanto la gente lo capisce, il club l'ha capito, tutti hanno capito. Adesso basta, bisogna andare avanti. Questa è storia. E più non ci riesce, più deve lavorare. Quindi, non ci sono alchimie. Proprio per citare Sasha, che io ricordo più di una volta che anche il giorno dopo una partita, che di solito è il giorno di riposo, cioè non aveva tirato secondo le sue caratteristiche, andavamo veramente 2 ore a tirare in palestra. Cioè, non c'era una storia. Perché uno diceva, perché è un grande giocatore? Un grande giocatore perché lavorano tanti, i grandi giocatori lavorano tutti tantissimi. Kobe Bryant va a tirare anche le 5 del mattino, le 4 di notte. Quindi dice, non c'è un segreto, di lavorare basta, di essere veramente ossessionati dal lavoro. Questi ragazzi qua non sempre fatto. Poi quello che c'è, un po' di talento, un po' di fisico, aiuta. La differenza la fa la durezza mentale e l'attitudine al lavoro. Basta. Altre cose? Sentite che è un po' la partita in questo momento più importante della stagione. Tu dirai ogni partita è la più importante della stagione, chiaramente. Però, insomma, domani è un bivio molto importante. Lo sanno, i ragazzi lo sanno, devo dire che non bisogna a volte attaccare anche troppo, nel senso che a me piace molto dare però più importanza all'aspetto tecnico e tattico, perché se anch'io carico di significato in una partita, a volte può per qualcuno essere un macigno. Invece credo che la cosa importante è, soprattutto quando c'è una difficoltà, che i problemi vanno affrontati sul campo, tecnicamente, tatticamente, ma soprattutto in cinque. Allora il problema diventa un problema diviso 5, diventa un problemino. Questo è quello che deve passare come messaggio. Poi sono benissimo, domani giochiamo contro una squadra che ha fatto la finale rispetto all'anno scorso, di grande esperienza, che ha giocato un giocatore importante, nessuno prima loro di me, che meglio avrebbe firmato per dire che ovviamente tra giocatori, tra tweet, Facebook, si parlano continuamente e quindi sanno benissimo tutto quanto. Domani arriveranno 7-8 mila persone. Sono ragazzi intelligenti, quindi sarà quello di fare una grande gara. Posto? Buon pranzo a tutti. Grazie.